Continuiamo con l'identificare delle configurazioni tipiche di bipoli in un circuito elettrico. E andiamo adesso a identificare la configurazione dei bipoli detti in parallelo. Diamo prima una definizione generale di bipoli in parallelo. Sono bipoli collegati agli stessi nodi nel circuito, cioè che hanno in comune i terminali. E questo significa che hanno la stessa tensione ai loro capi. Vediamo adesso un esempio col quale descrivere la definizione, nel quale ritrovare la definizione generale che abbiamo appena dato. Prendiamo un circuito, un certo numero di bipoli, per adesso non ci interessa la tipologia del bipolo, supponiamo che il circuito sia fatto in questo modo, mettiamo ancora un bipolo. Supponiamo che il circuito sia questo, vi dicevo i bipoli generici, identifichiamoli semplicemente con numeri e lettere, A1, A2, A3, A4 e A5. Identifichiamo i nodi del circuito, diciamo che da una prima analisi così visiva del circuito, saremmo tentati di identificare, diciamo, questi quattro punti come possibili nodi del circuito dove convergono in ognuno di essi tre o più rami, però se osserviamo con più attenzione questi quattro punti, notiamo che A2 e A2 in realtà coincidono. Se guardiamo i due punti in alto, vediamo che tra di loro è presente soltanto un tratto di collegamento grafico che serve ad unire nel disegno del circuito i vari bipoli. Non ci sono bipoli all'interno tra questi due punti, quindi in realtà questo coincide con un unico punto, un unico nodo che noi possiamo identificare con la lettera A. La stessa cosa vale per la coppia di punti identificati qua sotto, tra di loro sono separati soltanto da un tratto grafico privo di bipolo, quindi c'è coincidenza dal punto di vista elettrico di questi due punti, separati soltanto graficamente, e quindi in realtà fanno parte dello stesso nodo che possiamo identificare come B. Continuiamo col metodo di identificazione che stiamo utilizzando per l'analisi dei circuiti, quindi procediamo con l'identificare le correnti nel circuito. Ricordiamoci tante correnti quanti sono i rami nel circuito. Rami del circuito sono percorsi nel circuito fra due nodi senza nodi intermedi. Quindi abbiamo sempre solo i due nodi A e B in questo circuito, quindi abbiamo un ramo sicuramente che comprende i bipoli A1 e A2, quindi stabiliamo ad esempio che la corrente qua, la I, chiamiamola IA, sia questa. Poi abbiamo un ramo sempre tra A e B che passa per il bipolo A3, supponiamo che la corrente in questo caso sia la IB, sia questa.
sto assegnando il verso delle correnti in modo a piacere, non avendo nessun motivo per preferire un verso rispetto a un altro, non ci sono identificati dei generatori di corrente nel circuito che impongano un verso alla corrente, così come non sono identificati i generatori di tensione per i quali, per il rispetto della convenzione sui segni, noi porremmo la corrente uscente dal morsetto più. Qua abbiamo solo bipoli generici non identificati, quindi procedo nell'assegnare il verso della corrente a mia scelta, a mio piacere. Abbiamo un altro ramo, quello che comprende il solo bipolo A4, anche qua posso identificare la corrente, la chiamo IC, e poi abbiamo un ultimo ramo del bipolo che è quello che comprende solo il bipolo A5, sempre fra i nodi, fra gli unici due nodi A e B, e anche in questo caso identifichiamo una corrente a piacere, diamogli il nome ID. Continuiamo nelle identificazioni di tutte le grandezze elettriche, ci mancano le tensioni, rispettiamo le convenzioni sui segni, supponiamo che tutti i bipoli siano passivi, metterò il segno più della tensione ogni bipolo dove entra la corrente nel corrispondente ramo. Quindi per A1 il più va in basso perché la corrente IA entra dal basso e questa sarà la V1, per la A2 la corrente che entra IA è da destra verso sinistra, quindi sarà la V2, così per A3 il più è in alto, V3, per la A4 ancora il più è in alto, per la corrente IC che entra dall'alto, per la A5 ancora la tensione avrà il più a sinistra dove entra la corrente VD nel bipolo A5. Allora, abbiamo detto che la definizione bipoli in parallelo prevede che i bipoli siano collegati agli stessi nodi. Quindi cerchiamo singoli bipoli che sono collegati agli stessi nodi e che quindi hanno i terminali in comune. Allora, escludendo il ramo dove è presente A1 e A2, in quanto fra i due nodi ci sono due bipoli, quindi non un singolo bipolo, vediamo che invece gli altri tre rami che comprendono A3, A4 e A5 rispettivamente, sono sempre collegati tra i nodi A e B, quindi ognuno di questi bipoli A3, A4 e A5 ha in comune con gli altri due i terminali, cioè i nodi A e B, e quindi rispettano la condizione affinché siano in parallelo. Quindi nel nostro caso A3, A4 e A5 rispettano la condizione di essere in parallelo. Abbiamo detto che, avendo i terminali in comune, hanno la stessa tensione V ai loro capi. Andiamo a vedere nel circuito se nell'identificazione delle corrispondenti tre tensioni questo è verificato. Vediamo che ai capi di A3 c'è V3 con il segno più verso A, ai capi di A4 c'è la V4 sempre con il segno più verso A, ai capi di A5 c'è la V5 che è anch'essa il segno più verso A. Quindi nell'identificazione che noi abbiamo fatto abbiamo che effettivamente V3 è uguale a V4 uguale a V5, saranno uguali di valore ma anche di segni, visto che i segni che ne sono risultati attribuiti alle tre tensioni dopo aver scelto le tre correnti risultano concordi. Questo, come abbiamo detto, avendo scelto le correnti a piacere, può sembrare un caso. In effetti lo è se io ridisegnassi adesso soltanto la parte di circuito. Che rappresenta i tre bipoli che stiamo analizzando, A3, A4 e A5. E supponiamo che io mantenga
IB nel verso che gli abbiamo dato prima e anche IC nel verso che gli abbiamo dato prima, ma supponiamo di cambiare di segno, perché d'altronde l'avevamo assegnata a piacere, quindi a piacere noi potevamo anche aver dato a ID il segno opposto rispetto a questa, quindi ID qua è opposto. Che cosa succede nel nostro circuito? Ovviamente a 3, a 4 e a 5 continuano a essere in parallelo. Cosa è successo alle tensioni? Allora, rispettando la convenzione sui segni di prima, abbiamo V3 sempre col più verso l'alto, V4 sempre col più verso l'alto, mentre invece la V5 adesso avrebbe il più a destra piuttosto che a sinistra come prima. Cosa succede adesso nel confronto delle tensioni? Niente, se non che V3 sarà uguale a V4 e sarà uguale a meno V5, cioè il cambiamento di verso della corrente ha determinato il cambiamento della posizione del segno più della tensione e come conseguenza avremo che le tre tensioni continuano a essere uguali di valore, ma nel rispetto dei segni che abbiamo dato, una di queste risulterà con segno opposto rispetto alle altre due. Quando calcoleremo e risolveremo il circuito trovando i valori, troveremo esattamente questa corrispondenza, cioè troveremo una tensione di segno opposto rispetto alle altre due.